Fedele Criscuolo, l'uomo del sorpasso dopo l'inseguimento a questa Virtus, partita comunque sempre equilibrata, siete riusciti nel finale insomma a ribaltarla. Diciamo che dall'inizio ci siamo complicati un po' la vita anche da soli, siamo andati sotto, però come si è dimostrato già dall'inizio dell'anno siamo un gran gruppo, siamo forti, secondo me un gruppo che può far molto bene, abbiamo messo in campo quello che avevamo tutti quanti. Quindi siamo riusciti a ribaltare la partita. Il mister vi chiedeva calma, eravate un po' troppo precipitosi nel primo tempo. Purtroppo quando siamo consapevoli di essere una buona squadra e non riusciamo a esprimere tutti i nostri valori, a volte si perde un po' la testa. Ma l'importante è che poi dopo la grande squadra si rimette la testa a posto e si ricomincia a giocare. Adesso vi aspetta il riposo, insomma il turno di riposo dall'alto della vetta con un po' di soddisfazione. Sì. Adesso ci aspetta il riposo, ma comunque lavoreremo durante queste settimane per ricominciare come prima. Abbiamo un obiettivo ben preciso, come tutti sapete, penso, dall'inizio dell'anno, e stiamo lavorando e cercando di accontentare la società fino alla fine. Luca Macera, avete disputato un bel primo tempo, sei stato anche molto freddo sotto porta, 3 gol, hai trascinato la squadra. Poi che cosa è successo? Poi è successo che il solito blackout del secondo tempo. Quando siamo 6-2 è molto difficile gestire insomma il vantaggio e niente, ci siamo un po' rilassati e quindi abbiamo preso subito 3 gol, anche loro erano molto bravi insomma, quindi abbiamo preso 3 gol che ci hanno un po' tagliato le gambe. Abbiamo cercato con l'uomo in più insomma di riportarci poi sul vantaggio però insomma l'Inter Aprilia è una buona squadra, molto preparata, quindi noi dobbiamo solo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, siamo sulla strada giusta per prenderci soddisfazioni man mano col corso del campionato. Probabilmente in quel blackout che dicevi anche tu non siete riusciti a gestire bene il pallone, no. Il mister vi chiedeva calma e invece calma, non invece ci riuscivate. Sempre, quindi ovviamente perdevamo palla e loro erano molto bravi a ripartire e a segnare, insomma, è molto più freddi sotto porta. Per chiudere, comunque, non è da buttare questa prestazione, avete dimostrato che comunque potete dire la vostra. No, assolutamente, non c'è nulla da buttare perché anche una sconfitta è molto importante per studiare nella settimana gli errori fatti per poi non commetterli più. Siamo sulla strada giusta, sono sicuro che le soddisfazioni arriveranno molto presto. Mister Maracino, dura mandare giù una partita quasi sempre condotta, anche con merito, poi qualche cosa che non è andata nel secondo tempo. Beh, non è normale che una squadra che si porta sul 6-2 su un campo del genere, dove comunque questa è una grandissima squadra, e 6-2 dopo un quarto d'ora a diventare 8-6, cioè, sono degli errori che purtroppo è un mese che ci stiamo lavorando, una squadra che comunque è giovane, è tutta nuova, perché comunque molti sono venuti, ecco, queste sono le prime settimane. Errori individuali, fase difensiva, abbiamo fatto troppi errori con deviazioni, quindi siamo in ritardo anche di condizioni, però credo che, come ha detto lei, il fatto solo che abbiamo meritato comunque di una buona prestazione, però sempre complimenti a loro, che è giusto che hanno fatto la vittoria, è giusto che se la sono meritata, perché hanno avuto anche comunque il coraggio di comunque venirsela a riprendere, insomma, di là di noi. Però noi lavoreremo in tranquillità, in settimana vedremo tutto, fiduciosi per il futuro. Mister Maggi, questo United Aprilia è vietato ai deboli di cuore, altra rimonta, grande sofferenza, sì. Ma alla fine vetta conquistata e mantenuta soprattutto. Sì, fortunatamente sì, per come si era messo il primo tempo, giocato non benissimo, diversi motivi, forse mentalmente siamo entrati un pochettino più morbidi rispetto alla scorsa settimana, anche se volevamo fare più o meno la stessa partita. Non ci siamo riusciti, complimenti al Virtus Latina Scalo, perché comunque ha imposto per la prima parte della partita il suo gioco, un po' aiutati anche dal tipo di gioco che volevamo fare noi e non ci riusciva, quindi hanno trovato un pochettino più spazi, qualche disattenzione nostra ed erano meritatamente in vantaggio. Il secondo tempo fortunatamente è cambiato un pochettino la storia, siamo riusciti a recuperare anche bene e poi gli episodi della partita ci possono aver anche aiutato, perché comunque effettivamente
ci vuole un po' di fortuna. Non ho visto vantaggi arbitrali nei nostri confronti, quindi gli episodi, parliamo di un contrasto magari vinto, di un rimpallo magari vinto, ma quello è, nel calcio c'è, quindi bene così, 3 punti e vetta mantenuta come hai detto tu. La chiave comunque del match, non solo di questo match comunque, ma che qui si è visto molto bene, è la panchina lunga. Chi entra dà il suo contributo in maniera importante? Sì, oggi un po' di meno perché comunque avevo 2 rientranti, uno Alessio Cioffi per motivi personali è stato fuori 1 mese e mezzo. Sacchetti che comunque ho portato in panchina è ancora infortunato, infatti non sono stati utilizzati, poi abbiamo fuori Cianfanelli sempre per infortunio, avevamo Vignadiello per squalifica, Ricci per problemi lavorativi, quindi comunque ho la panchina lunga, nel senso che oggi no, però in generale posso contare su una rosa di grosso valore, ma d'altronde per la squadra, per fare ottimi risultati ci vogliono sicuramente dei bravissimi giocatori e dei bravissimi ragazzi.